Stiamo girando in lungo e largo la provincia di Frosinone, esponendo soprattutto e raccontando il nostro programma, un programma che ha come punto di riferimento la nostra economia, un'economia che deve essere rilanciata attraverso uno slogan molto semplice: meno tasso, meno tasse, meno Stato, più giustizia sociale, più lavoro. Noi abbiamo il dovere di cambiare le regole del nostro paese, dobbiamo fare le riforme strutturali del fisco, della pubblica amministrazione e della giustizia. Tra Tajani e Draghi quale sarà la scelta? Ma guardi, io sono felicissimo perché proprio mezz'ora fa, mentre venivo qui a Ceccano, mi ha chiamato il Presidente del Parlamento Europeo per sapere come andava questa campagna elettorale. Quando nominiamo il nome di Tajani, la gente impazzisce, quindi è un uomo amato dalla gente, ma è un uomo stimato a livello internazionale. Sicuramente ci farà fare bella figura e porterà l'Italia fuori da questa palude. Vogliamo assicurare un governo forte e stabile all'Italia e rendere l'Italia più autorevole in Europa. Noi punteremo su tre cavalli di battaglia, che sono la sanità, che è l'occupazione e l'ambiente. Ritengo che il nostro candidato Parisi è un candidato che ha dimostrato grande attenzione alla provincia di Frosinone, lo ha dimostrato per la sua attività incessante su questa provincia, e quindi è giusto che noi oggi dobbiamo cercare di andare avanti e soprattutto vincere. Io ci ho messo la faccia, Giacciarelli chiede ovviamente un sostegno dalla provincia di Frosinone, ho dimostrato che in questi anni ci sono sempre stato tra la gente, quindi so bene la gente che cosa chiede. Ci sono molte novità, noi cercheremo di trovare una sintesi soprattutto per andare avanti e per concentrarci già nelle tornate elettorali dopo il 4 marzo. Sono convinto che il partito si riunirà intorno alla mia figura, lo hanno dimostrato candidandomi capolista in questa lista, e quindi porteremo a casa un grande successo e diventerò, sono convinto, il consigliere regionale di questa provincia. Stasera a Ceccano abbiamo organizzato questo appuntamento tra amici con i comuni limitrofi per dare un grande segnale di una ventata veramente di freschezza, di novità, di entusiasmo a fianco del nostro leader abruzzese, a fianco di Pasquale Ciasciarelli alla regione. Vorrei essere adottata da questa splendida terra, perché comunque io mi sento una figlia del sud e essendo qui in una circoscrizione che non è la mia, vorrei invece far parte di questa cittadinanza e quindi essere adottata come concittadina di questi posti meravigliosi che invece ho avuto modo di frequentare e di vedere in queste due splendide settimane, e spero di poter portare al Parlamento la possibilità che le imprese locali possano non avere più gli ostacoli che invece oggi purtroppo ci sono. Saremo vicini ai più giovani, a coloro che rappresentano il futuro, come detto, standogli vicino e sostenerli, fare in modo che sostenendo le imprese si possano poi ritrovare in un ambiente di lavoro concreto, non nei classici 3 mesi e poi in altri 3 mesi e poi magari dopo 6 mesi li mandano via. Noi vogliamo stabilità. Ma sicuramente il grande entusiasmo deriva dal fatto che ciò che dicevamo anni fa quando stavamo a governare sta accadendo. Non eravamo quelli che toccavano e diventava tutto oro, ma gli altri si sono rivelati peggiori. La nostra cura è quella di Silvio Berlusconi e di tutti i candidati di Forza Italia, ma di tutto il centrodestra, per curare questa Italia, ma curare soprattutto la nostra regione Lazio. Veramente siamo veramente soddisfatti e contenti dello slancio veramente nuovo che abbiamo dato a questo partito nel nostro territorio, e siamo veramente convinti che la squadra dei candidati è veramente valida, sono persone veramente in gamba e sono certo che il nostro sarà un risultato importante.